L'Italia è indietro in termini di obiettivi di sviluppo sostenibile, come hanno dimostrato i rapporti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ma anche l'Europa, che pure ha fatto passi avanti, è un po' indietro. Noi siamo indietro sul fronte, alcune parti del fronte ambientale, in particolare la qualità dell'ecosistema terrestre. Abbiamo fatto passi avanti sulla salute, sull'educazione, ma siamo molto indietro ancora anche rispetto ad altri paesi europei. Abbiamo dei passi avanti sull'energia rinnovabile, anche se non è chiaro come poi faremo la decarbonizzazione, perché il governo precedente non aveva completato la preparazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, cosa che il nuovo governo dovrà fare. Abbiamo un ritardo purtroppo che abbiamo accumulato negli ultimi 4 anni sulla governance complessiva del nostro paese, quindi abbiamo delle politiche scollegate. Finalmente a luglio è partita una cabina di regia presso Palazzo Chigi che dovrebbe coordinare le varie politiche. Il Ministero dell'Ambiente ad agosto ha pubblicato dei nuovi bandi per stimolare le regioni e finalmente anche le città metropolitane per fare delle strategie di sviluppo sostenibile. Io credo che dobbiamo agganciarci fortemente alla nuova strategia europea per recuperare il tempo perduto e magari anche guadagnare posizioni di competitività economica, visto che le nostre imprese sarebbero in grado di fare questo salto.